Bentornati qui su YouTube, sono Maullo 941 e dopo anni, secoli, millenni siamo tornati sul canale con qualche video. Ovviamente ragazzi vi chiedo scusa a priori perché ormai i video escono così. Una volta eravamo belli precisi, 4 live al giorno, eravamo proprio delle macchine, ora è finita tutta in caciara. Però signori, come sapete la mia vita è cambiata. Vi chiedo scusa, però vediamo se ogni tanto così riesco a far uscire un video. Avevo iniziato questa serie che è finita anche questa a donnine di facili costumi, quindi niente, l'obiettivo di questa serie era giocare assieme, crearci la nostra isola e l'ho creata, una gran cacata signori, ma l'ho creata e abbiamo dormito perché stava calando la notte e sì, diciamo che l'obiettivo di questa nuova serie doveva essere quella di trovare il mare, espanderci, creare la nostra isola felice, sperduta nel mare e coltivare e creare tutto lì. Scusatemi, non sono più abituato a parlare così a voce alta. Ma cos'è la cosa simpatica? Che non ho un cacchio, signori. Come cazzarola la facciamo l'isola con un albero, dei fiori e... Allora, stiamo calmi. Noi dovremo un attimino intanto allargare questa isola e per allargare l'isola noi dovremmo per allargare l'isola ci serviva della terra quantomeno per iniziare, ma non abbiamo la terra e non ricordo da che cazzarola di lato è il mare, non abbiamo nemmeno dei semi, non possiamo fare un cacchio di nulla. Bene, allora non perdiamo le speranze. Non perdiamo le speranze. Abbiamo una crafting table, quindi già è qualcosa. Metti qua la crafting table. Dobbiamo indubbiamente andare a recuperare della sabbia. Della terra. Della terra la possiamo andare a vedere di recuperare anche sott'acqua, no? Secondo un'antica leggenda. Facciamo le immersioni. Se non si blocca tutto così a botta sicura, veloce, rapido e indolore. Abbiamo della sabbia, della ghiaia. Sabbia, il nostro pilerone, non c'è della terra sott'acqua, eccola, eccola, l'abbiamo trovata. Allora, della terra c'è, ma noi abbiamo già perso l'ossigeno, quindi torniamo sopra. Oh, io che faccio le cacate in mani, signori, ce l'abbiamo qua la terra. Allora, io direi di razionare un attimino qualcosa, così, giusto per partire, per dire, iniziamo con delle. Ma questa non ti piaceva come isola, scusami, non potevamo partire da questa isola? Guarda, c'è pure il canyon, no, perché questa non è un'isola, noi vogliamo l'isola, signori, non ci interessa, l'isola. Recuperiamo un po' di terra, signori, perché senza la terra non andiamo da nessuna parte, dovremmo recuperare anche dei semi, perché senza semi non riusciamo a mangiare. Le pecore non ce le possiamo portare, in questo momento non ho come portarmele, ci manca che mi porto pure le pecore e siamo tutti. Anche perché non avrei dove mettere le pecore. Ma dei semini. Oh, un semino l'abbiamo trovato. Un semino l'abbiamo preso. Qua mi dai il semino. Mi serve qualche semino. Oh, un altro semino l'abbiamo trovato. Ok. Ok, dai. 2, 3 semini. Va bene. Possiamo intanto già iniziare a coltivare, signori. Coltivare. Direi anche di un po' di betulla. Sì. Un po' di betulla, così abbiamo anche degli alberi. Per iniziare a costruirci qualcosina di interessante. Siamo nella versione 1.19.1 se non sbaglio, quindi l'ultima versione. Il che mi fa un attimo di paura perché non so cosa sia successo in tutti questi anni. Io sono rimasto fermo alla 1.16 se non sbaglio. O meglio, ho giocato un pochino alle varie versioni ma non in maniera costante. Quindi non so cosa siano cambiate. Tra l'altro ho sputato in una maniera terribile, però va bene. Non so cosa sia cambiato in questi anni, quindi non ho la più pallida idea di cosa aspettarmi e di come utilizzare le nuove cose che hanno inventato o hanno aggiunto. Quindi se qualcuno vede questo video è pregato di darmi degli aggiornamenti e delle informazioni tecnico-tattiche. Recuperiamo ancora un altro po' di terra, signori, perché senza la terra noi non possiamo espanderci e se non ci possiamo espandere non possiamo fare un cacchio di niente. Direi che... va bene così. La lana ci serve? Direi di no. Quello non mi ha dato il semino. Bravo, qua sta cadendo la betulla, signori. Senza alberi noi non andiamo da nessuna parte. E questa è un'altra cosa fondamentale. Qualche altro semino così a caso?
Va bene, Petulla, Petulla, la stiamo recuperando, tutto buono e benedetto. Recuperiamo anche un poco di canne da zucchero che ci possono servire. Quindi diciamo che noi abbiamo il nostro isolotto che non è tanto lontano dalla terraferma e questa è una cosa buona e giusta. Io recupererei anche un poco di sabbia, però magari non con, no, con la zappa, giusto. Anche se già ce l'avevamo, però un poco di sabbia può tornarci utile per fare del vetro. Sì, anche perché non possiamo costruirci materiali da zero. Qualche materiale purtroppo di base ci serve, quindi va bene così. C'è qualche altra betulla che è caduta. Una pina, che carina, però la lasciamo stare lì dov'è perché le api ci fanno male e noi non abbiamo le risorse per poter morire già subito. Ok, diciamo che adesso abbiamo un inventario accettabile. Accettabile. Direi di sì, direi di sì. Direi che la ricerca dei materiali è andata a buon fine. Un po' di pietra ce la portiamo, che dite? L'accio del carbone, potremmo il cacchio perché non ho un'ascia, non ho un piccone. No, l'ascia ce l'ho, non c'ho il piccone. Allora, se in teoria la nostra isola è in questa direzione, sì, eccola il pili dell'arone. Quindi comunque non siamo tanto distanti dalla zona, dalla terraferma. Quindi comunque una necessità riusciamo a sopperire, sopperire. Dovesse mancarci qualcosa, riusciamo a sopperire. Allora, io direi, signori, allarghiamo un attimino il nostro pilarone centrale, così da mantenere fisso quella zona di lì dove abbiamo messo il lettuccio, tanto la terra l'abbiamo recuperata. Purtroppo, signori, senza terra non abbiamo dove andare. E, ok, allarghiamoci pure un attimino di qua. Facciamo così, perfetto. La terra ce l'abbiamo, sì, quindi possiamo allargarci un attimino, bello così, in maniera brutta. Perfetto, ok, ci stiamo allargando. Allarghiamoci pure da questa parte, così non rischiamo di cascare per terra. Ti muovi, zio? Sì, ok, perfetto. Metti che abbiamo una notte insonne che facciamo un brutto sogno, caschiamo in acqua e non è bellissimo, non è proprio la cosa più bella. No, non tirare. Ok, non è proprio la cosa più bella di questo mondo. Allora, io direi, come prima cosa, il cacchio. Come prima cosa, il cacchio. Se non abbiamo una zappa, non possiamo zappare la terra. Quindi andiamo a fare zappa. Bello così. Spostiamo la sabbia e direi intanto di zappare. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. 1, 2, 3, 4. Abbiamo fatto anche l'obiettivo del grano, signori. Bello così. Bello così. Allora, io smonterei un attimo il letto. Non mi casca. E lo metterei qua. Ok. Lo metterei lì, smonterei questo, dai, così, e lo metterei qui, perfetto. E tramite la crafting table andremmo, chi quanti cazzo siamo? Andrei a fare una bellissima fornace, dai, così, altro obiettivo sbloccato, che andrei a mettere qui, bella così. Abbiamo questi pezzi di carne e ci devono bastare per tutta la vita e li andiamo a cuocere. Ottimo. E andrei a fare anche con questo legno che abbiamo una cassa, perché una cassa ce l'abbiamo conservarla, e la mettiamo lì, perfetto. E ci andiamo a mettere intanto le cose che per ora non ci servono, quindi questo, 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 la lana, questo legno, le canne da zucchero le seminiamo, questo, la carne marcia. Allora, la terra la mettiamo qua. Io sapete che ho il mio modo di comporre l'inventario, questo lo mettiamo qua, il carbone lo mettiamo qua, questo qua, questo qua. Abbiamo la carne cruda, però la leviamo perché se moriamo siamo nella cacca. Abbiamo quest'albero di qua e la betulla. Quest'albero di qua e la betulla. La terra dove sta? La terra sta qua. Ok, quindi io direi che possiamo un attimino anche allargarci di qua. Di qua. Uno, due, tre. Ce la fanno indietro, no, 1, 2 e 3. Ok, e direi che intanto qui possiamo iniziare a piantare un bellissimo albero di betulla. Lì, bello così, brutto. Sta calando nuovamente il sole, signori, però la nostra isola prende forma. La nostra isola prende forma. Io non ricordo da quel lato, da quale lato, forse di là è la terraferma. Sì, da quel lato c'è la terraferma, quindi dovremmo un attimino noi allargarci in quella direzione. O comunque in quella per cercare di essere più lontano possibile da tutto quanto l'ambaradan. Perché ci sta, signori, ci sta. Una nuova avventura di Minecraft ci sta sempre.
Detto questo, signori, io per oggi mi fermo, il sole sta calando, proseguiremo con nuove avventure. Rimaniamo qui sul canale, datemi i consigli, vi ringrazio per i like e per i commenti, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo episodio. Bella raga, ciao!